Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi del consueto ormai, della consueta sfida di lettura che ogni anno io e mia sorella facciamo. Vi lascio linkato tra le schede il video dello scorso anno. È una challenge composta da 58 punti, quindi 58 libri da leggere, e dura un anno. L'anno scorso sono stata brava perché li ho letti quasi tutti, me ne mancano tre, che sono un libro che avresti dovuto leggere alle superiori. Io avevo inserito Malavoglia, non li ho letti, non l'ho letto, e poi mi mancava un libro ambientato in Sud America che non ho letto e un best seller, mi sembra anni 90. Comunque vi lascio il link di quel video se siete curiosi di vederlo. Quest'anno abbiamo cambiato un po' i punti, alcuni sono uguali allo scorso anno, altri sono diversi. Abbiamo un po' spulciato su internet, un po' abbiamo guardato quello che avevamo nella libreria, perché questa sfida di lettura serve a invogliarci a leggere, ma non punta a farci comprare dei nuovi libri, ma punta più che altro a farci leggere i libri che già abbiamo. Quindi ci siamo un po' guardate intorno e abbiamo stilato appunto questi 58 punti. Non importa leggerli tutti, ne leggiamo quanti riusciamo a leggerli, ecco, è così un gioco. Se voi siete interessati a partecipare, vi lascio giù nell'info box le domande, i punti di questa challenge, e se partecipate fatemelo sapere, e che così insomma ci aggiorniamo volta a volta, magari poi su Instagram, tanto nell'info box troverete anche il link del mio Instagram. Allora, iniziamo. Alcuni punti li ho già scritti, altri sono da scrivere, alcune cose le ho già lette, perché noi abbiamo iniziato questa sfida il circa il 20 di novembre. Allora, il primo punto è ambientato in treno, aereo o nave, e io ho inserito Assassinio sull'Oriental Express di Agatha Christie, che ancora non ho letto, quindi ho inserito questo. Raccomandato su BookTok o Bookstagram, io ho scritto Ancora una volta con te. Il terzo punto, un libro sull'aldilà o con spiriti, fantasmi o presenze soprannaturali, e io ho scritto La Medium, un libro che mi interessa tantissimo, mi ispira un sacco, ce l'ho in libreria, non vedo l'ora di leggerlo. Un libro sulle streghe o con protagoniste streghe, e io ho scritto appunto Lo spirito della strega, con una protagonista femminile. Qua ne ho messi due, Gallant e Made for Love. Devo un attimo vedere, comunque ne ho tantissimi di libri con protagoniste femminili. In realtà questa lista sicuramente nel corso del tempo cambierà. Se non superi le 150 pagine, ho inserito Giro di vite, un librino molto piccolo che però mi porto avanti da tanto tempo. Un distopico o comunque di fantascienza, questo l'ho già letto e è Choiceless, che, di cui vi parlerò a brevissimo, un libro che mi è piaciuto tantissimo, il primo di una saga veramente molto 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 bello, poi dal quale è stato tratto un film o che ne sarà quest'anno, che ne sarà tratto quest'anno, ho inserito La principessa sposa, e il film è La storia fantastica, mi sembra. Poi, basato su una storia vera, l'ho già letto ed è L'unico insuperabile Ivan, che ho finito di leggere poco fa, mi è piaciuto moltissimo. Hanno tratto anche da questo un film della Disney, lo trovate su Disney Plus ed è meraviglioso. Poi, punto dopo, fumetto, manga o graphic novel, ho già letto il primo di una serie di 4 manga ed è Il viaggio di Zero, mi è piaciuto tantissimo, anche di questo ve ne parlerò nel video wrap up che uscirà tra poco. Poi, un retelling, io ho inserito Dorothy deve morire. Un fantasy, ho inserito La maledizione dei sigilli, che ho iniziato a leggere adesso. Altro punto, un libro usato. Io qua devo un attimo vedere, perché in realtà ne ho un po'. Un libro ambientato nel passato, ho scritto La libertà delle foglie morte, che è ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Poi, con animali nel titolo, in copertina, come protagonisti, io ho messo Dark e i fantasmi del parco, però ho anche il secondo libro dell'unico insuperabile Ivan, che è L'unico insuperabile Bob, quindi leggerò e inserirò uno di questi due. Che abbia nel titolo un termine in lingua straniera, ho inserito Ring Shout. Ambientato nel periodo natalizio, non ho scritto niente.
Devo vedere perché al momento non ho niente, qualcosa in ebook ce l'ho sul Kobo, però ancora devo decidere. Un libro regalato, ho inserito l'Eneide di Didone che mi ha regalato la mia amica Giulia. Altro punto che hai sempre voluto leggere e che non hai mai fatto, Wicked, un libro veramente che voglio leggere da tantissimo, è stato recentemente ristampato da Oscar Mondadori. Prima si chiamava Strega, cronache di un mondo in rivolta, una roba del genere. Poi un libro di Halloween, ho inserito Mostri in terapia. Con una bella copertina ho inserito Voce del mare. Un classico, qua in realtà ne ho un bel po'. Io qua ho messo Il buio oltre la siepe e Frankenstein, però anche qua è da vedere. Il primo volume di una saga ho inserito La scoperta. Pubblicato nel 2022, ho messo Gallant anche qua, quindi in realtà potrei cancellarlo di là, ora vediamo. Con più punti di vista, sono sicura che ho un libro con più punti di vista, ma fino a quando non lo leggo non lo so, quindi non l'ho messo. Se voi avete un libro che ha più punti di vista, scrivetemelo nell'info box. Poi, ultimo di una trilogia o saga, io ho messo Rovina e Ascesa della trilogia del Grishaverse. Io ho letto solamente il primo, ma mi piacerebbe prima della fine dell'anno finire questa trilogia. Poi, un giallo barra thriller, ho messo Teddy con copertina rossa o con qualcosa di rosso sulla copertina. Ho inserito Streghette, un libro LGBTQ+, ho inserito Felix Ever After, un libro che mi ispira tantissimo da quando è uscito, infatti l'ho acquistato subito appena uscito, ma ancora non ho letto. Con una copertina brutta, ho inserito L'anima della rosa, però vediamo perché ne ho molti in realtà con copertine brutte. Scritto da una donna, ho inserito L'eredità dello stregone, ma anche qua ne ho moltissimi scritti da donne. Ambientato in un paese straniero, non ho ancora scritto niente. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi. Comunque, sicuramente sono sicura che ho qualcosa ambientato in un paese straniero, ma per ora non ho inserito nulla. Poi, che possiedi ma che non hai ancora letto? Ho inserito Il mistero della città dei gatti. Ambientato in una città barra stato di fantasia, ho scritto Il cuore della strega. Con una mappa all'interno non ho inserito niente perché dovrei vedere i libri che ho per vedere se c'è una mappa all'interno. Non avevo voglia di fare questa cosa e quindi per ora l'ho lasciato in bianco. Poi un libro young adult o per bambini, ho scritto La bambina della luna e delle stelle. Un romance, l'ho già letto ed è la mia tonalità romantica di Denise Spagnolo, veramente molto carino, mi è piaciuto molto e anche di questo ve ne parlerò nel wrap-up che uscirà tra pochi giorni. Con copertina rigida ho inserito Le Impure, con copertina flessibile ho inserito Dark Academy, sono più o meno tutti libri che avevo inserito anche nella sfida dello scaffale strabordante, in modo che avendoceli in due challenge che durano un anno, magari ho più possibilità di leggerli, sono più invogliata a leggerli, sono più spronata a leggerli. Vi lascio il video anche della sfida dello scaffale strabordante perché secondo me è un'ottima sfida, carina, che appunto sprona a leggere quei libri che abbiamo in libreria da tanto tempo e che appunto è giusto prima o poi leggere. Poi, altro punto, un ebook. Ho finito di leggere questo ebook ieri sera ed è A Fairy Kiss, scritto da Sabrina Pennacchio e da Sabrina Guaragno. Molto carino. Poi, che parli di mitologia, anche qua l'ho già letto ed è Titanomachia o Titanomachia, ancora non lo so. Comunque, mi è piaciuto moltissimo. La recensione di questo libro uscirà il 2 dicembre su Instagram. Veramente molto interessante. Qua si parla di appunto titani e dell'inizio del mito di Zeus e di tutti i suoi fratelli sul Monte Olimpo. Veramente molto carino. Poi, con un colore nel titolo, ho messo rosso, bianco e sangue blu. Con copertina blu o con qualcosa di blu ho inserito Catherine House, un mattonazzo. Io qua ho messo Medioevo, ma ho anche La Valle dell'Eden che mi ispira moltissimo, quindi vedo un po' tra questi due. Acquistato in edicola, ho messo Sogno di una notte di mezza estate, ma in realtà di questa collana
che sta uscendo in edicola. Io ho anche Le Mille e Una Notte, ho anche La Bella e la Bestia, Lo Schiaccianoci, insomma ne ho un po', quindi vediamo comunque uno di questi. Con un protagonista non umano, ho inserito parte del tuo mondo. Con protagonista non umano si intende ad esempio vampiri, fate, hobbit, licantropi, streghe, questo genere qua. Poi un enemies to lovers, non ho inserito niente perché anche qua, quando leggerò un libro con questo tipo di storia romantica, lo inserirò. Per adesso non ce l'ho. Se avete qualcosa da consigliarmi, ditemelo, che sono sempre pronta ad accogliere i vostri suggerimenti. Poi una raccolta di racconti, ho inserito Follettiana e Sepolcro, che anche questi me li porto dietro da tantissimo. Uno spin-off o un prequel di una serie, non ho inserito niente, non so se ne ho uno. Un libro che aspetti da tanto, non ho inserito niente, ma in realtà penso che ci scriverò Gilded perché lo stavo aspettando da tanto, adesso è uscito e quindi vorrei acquistarlo e poi leggerlo. Un libro illustrato, ho inserito Pippi Calzelunghe, ma in realtà ne ho un altro che vorrei metterci, quindi anche questo mi sa che cambia. Con una o più persone in copertina, foto o disegno è la stessa cosa. Io ho messo Cercasi lieto fine. Di un autore deceduto ho inserito il Silmarillion di Tolkien e acquistato su Vinted ho inserito The End. Un libro da 5 stelle che ovviamente inserirò una volta che avrò letto e avrò dato 5 stelle a questo libro. Ed infine ci sono tre spazi per tre jolly, quindi dei libri che non rientrano in nessuno dei punti citati prima, ma che comunque abbiamo letto e quindi da inserire in questi tre spazi vuoti. Quindi questa è la sfida che io e mia sorella abbiamo pensato per quest'anno. Fatemi sapere appunto se avete qualcosa da consigliarmi e se avete voglia di partecipare, potete partecipare anche se non avete un canale YouTube, un profilo Instagram, se non avete nessun tipo di social dove recensite libri, va bene lo stesso, magari ne possiamo parlare su Instagram e tra di noi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un commento e un like a questo video perché in questo modo mi aiutate a crescere e io ho dei feedback che mi aiutano a capire se questa tipologia di video può piacere oppure no. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!